Buonasera a tutti. Mi scuso intanto per la voce perché anch'io sono reduce da qualche giorno di mali di stagione. Cercherò di tenere la voce un po' alta. Allora, il mio intervento, come vedete, è dedicato alla figura del responsabile della protezione dei dati personali. E per introdurla, ancora una volta, faccio riferimento ad uno dei concetti più richiamati stamattina, ed è quello del principio di responsabilizzazione, di accountability, che abbiamo visto porre, diciamo, il titolare del trattamento in una posizione di maggiore responsabilizzazione, appunto, per quanto riguarda l'attuazione dei principi e delle regole sul trattamento dati. Ma una figura molto importante in questa nuova ottica è proprio quello, è proprio questa figura del responsabile della protezione dei dati, perché svolge all'interno dell'organizzazione del titolare un importante ruolo di facilitatore nell'attuazione dei principi e delle regole. Dobbiamo dire che questa figura, sebbene non fosse prevista dalla normativa europea precedente, in realtà non è una novità assoluta nell'ambito della protezione dei dati, perché è una figura che era presente già nella prassi di altri Stati membri, ma anche nella prassi italiana. E facendo riferimento al nostro territorio nazionale, non mi riferisco soltanto al mondo della grande impresa, ai telefonici, agli assicurativi, che erano dotati di figure in qualche modo analoghe a questa, sebbene con alcune differenze che poi vedremo, ma mi riferisco anche al settore della pubblica amministrazione, perché soprattutto le grandi pubbliche amministrazioni, e faccio riferimento alle agenzie fiscali, ai grandi enti previdenziali, molte regioni, che avevano già al loro interno delle figure che svolgevano quantomeno alcune delle funzioni che la nuova normativa europea attribuisce a questa figura. E probabilmente proprio dalla esperienza positiva fatta con la presenza di queste figure all'interno delle organizzazioni dei titolari, il legislatore comunitario si è determinato a prevederla come obbligatoria in determinati ambiti e a darne una disciplina, prevedendo nello specifico requisiti e specifiche garanzie per lo svolgimento appropriato dei compiti che gli è andato ad attribuire. Questa figura, come ho già anticipato, riveste un ruolo strategico nel nuovo sistema di governance dei dati, perché riveste un ruolo centrale rispetto a tutta una serie di soggetti, in primis nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento, nei confronti del personale che tratta dati, perché nei confronti di questi due soggetti il responsabile della protezione dei dati costituisce un importante referente al quale faranno riferimento ogni qualvolta si tratta di assumere delle decisioni che impattano sul trattamento dei dati. È comunque una figura che è al centro del nuovo quadro di protezione dati anche per quanto riguarda l'esterno, quindi costituisce al contempo anche un punto di riferimento per gli interessati e anche per l'autorità di controllo, per il garante della protezione dei dati, perché costituisce appunto l'anello di collegamento tra il titolare e l'autorità di protezione dei dati, ma questo nello specifico lo vediamo un po' più avanti. Come saprete è disciplinato da alcune norme del regolamento, gli articoli 37 e 39 del regolamento, dal considerando 97 dello stesso regolamento. A questa figura sono dedicate le linee guida sui responsabili della protezione dei dati adottato del gruppo ex articolo 29, e anche il garante per la protezione dei dati ha recentemente fatto la sua parte adottando delle
indicazioni, delle indicazioni su questo argomento, che sono specificamente dedicate proprio a questo uditorato, proprio al settore pubblico, rispondendo in qualche modo a tante sollecitazioni che ci sono pervenute in questo percorso di incontro con le pubbliche amministrazioni che abbiamo avviato nel mese di maggio di quest'anno. Parlando del settore pubblico, iniziamo subito col dire che il nuovo quadro normativo di riferimento prevede l'obbligo di designare il responsabile per la protezione dei dati proprio nel settore pubblico. La ratio di questa scelta risiede probabilmente nel fatto che, a fronte dei trattamenti di dati personali effettuati dai soggetti pubblici, l'interessato ha uno scarso margine di discrezionalità se far trattare i propri dati, quindi se consentire o non consentire. Il consenso, come sapete, ma questo già anche nel nostro ordinamento precedente al regolamento, non è un presupposto di legittimità del trattamento. Quindi l'interessato ha uno scarsissimo margine di discrezionalità sui trattamenti di dati che lo riguardano, e probabilmente questo obbligo deriva anche dal contesto storico attuale delle pubbliche amministrazioni, che sappiamo possedere delle grandissime banche dati che sono sempre più connesse, che sono sempre dei punti di partenza di importanti flussi di dati personali, pubbliche amministrazioni che sono attualmente coinvolte nelle sfide dell'amministrazione digitale, questo in Italia ma penso nel contesto europeo, e quindi a fronte di queste specificità del settore pubblico è stata dettata la norma che impone nell'ambito pubblico l'obbligo di nomina del responsabile della protezione dei dati. Va detto subito che cosa si intende per settore pubblico, quindi quali sono i soggetti destinatari di questo obbligo. Intanto il regolamento europeo non dà una definizione di autorità pubbliche e organismi pubblici, in ciò rinviando alla normativa nazionale. Per quanto ci riguarda, quantomeno allo stato attuale, l'ambito di riferimento di questo obbligo, di questa lettera A dell'articolo 37, è quello attualmente di applicazione degli articoli 18 e 22 del codice, quindi le amministrazioni centrali dello Stato, anche con ordinamento autonomo, enti pubblici non economici, sia nazionali, regionali, locali, il mondo dell'università, eccetera, insomma tutti quei soggetti che attualmente hanno applicato le norme del codice privacy italiano che sono rivolte ai soggetti pubblici. Abbiamo detto obbligo di designazione per le pubbliche amministrazioni e per altri casi previsti sempre dall'articolo 37 nelle lettere B e C, che riguardano i trattamenti effettuati su larga scala per quanto riguarda il monitoraggio sistematico degli interessati, oppure il trattamento sempre su larga scala di categorie particolari di dati o dati relativi a condanne penali e reati. Al di fuori di questo ambito di obbligatorietà previsto da queste norme, una delle richieste che è pervenuta al garante in questi incontri è che cosa accade a tutto quel settore privato che ruota intorno al settore pubblico, e faccio riferimento a tutte quelle società che forniscono servizi, che agiscono per conto delle amministrazioni, gli outsourcers in generale, oppure anche soggetti privati che svolgono funzioni pubbliche, per esempio i concessionari di servizi pubblici. Allora, in questi casi, molto spesso alcuni di questi soggetti sono già destinatari di un obbligo in base all'articolo 37, lettera A o B. Nei casi nei quali invece un obbligo vero e proprio non sussista, diciamo che la posizione del garante, ma anche del gruppo ex articolo 29, è quello che la nomina del responsabile è fortemente raccomandata, ma su questo occorre fare subito una precisazione, perché nel caso in cui l'ente decida di designare un responsabile della protezione dati,
dovrà farlo, ma a quel punto sarà applicabile in toto tutta la disciplina dettata dal regolamento agli articoli 37 e 39, cioè se si designa il responsabile della protezione dei dati occorre rispettare i requisiti e assicurargli le garanzie che sono previste dal regolamento. Quindi anche nel caso di designazione su base volontaria, quindi non in presenza di un obbligo, occorre che siano garantite tutte queste condizioni che mettono questa figura nelle condizioni di operare in piena autonomia e indipendenza. Sono previste anche delle semplificazioni, il codice prevede che sia possibile avvalersi di un unico responsabile per la protezione dei dati condividendolo tra più soggetti. Il regolamento dice che ci si può avvalere di questa forma di semplificazione tenuto conto delle dimensioni della struttura organizzativa a cui si fa riferimento. Non a caso nella slide voi vedete un esempio di tre comuni, è un esempio fatto non a caso ed è un esempio fatto proprio sulla base di questa considerazione, cioè delle dimensioni della struttura organizzativa. Ci sono chiaramente dei limiti e delle criticità nell'operare una scelta di questo tipo e i limiti e le criticità sono rappresentate dalla circostanza che bisogna, prima di procedere a una scelta di questo tipo, occorre fare una valutazione attenta circa la possibilità che un RPD condiviso sia in grado di adempiere efficacemente a tutti i compiti che gli sono affidati e che sono previsti dal regolamento. Per cui nell'esempio fatto sicuramente un ruolo come questo può essere condiviso tra più piccoli comuni, ma non mi sentirei di fare un esempio diverso per quanto riguarda per esempio amministrazioni centrali o enti di più grandi dimensioni. E quando parlo di grandi dimensioni non faccio riferimento soltanto all'aspetto dell'importanza dell'organizzazione, ma guardo proprio alla natura dei trattamenti effettuati, al tipo di tecnologie che sono utilizzate, alla tipologia di dati. Oppure faccio riferimento al fatto che più enti che effettuano trattamenti di tipo differente difficilmente possono avvalersi di una figura in comune. Perché probabilmente le differenze nei trattamenti, le specificità di cui bisogna tenere conto nell'assistere i diversi titolari del trattamento sono tali da sconsigliare una scelta di questo tipo. Come dicevo, il regolamento detta delle condizioni per la nomina e prevede dei veri e propri requisiti e sono dei requisiti intanto in qualche modo di duplice ordine, sono dei requisiti in termini di competenze e di professionalità e sono dei requisiti che guardano anche alla specificità del settore nel quale va ad operare il responsabile sulla protezione dei dati. Venendo al primo di questi aspetti elencati nella slide, si fa riferimento alle qualità professionali, quindi in primis a una conoscenza della materia della protezione dei dati, del regolamento europeo sicuramente, ma anche delle normative nazionali, della normativa nazionale che sono tenuti ad applicare. Nella scelta di questo soggetto sicuramente si potrà tenere conto delle esperienze professionali già maturate, di formazione specialistica come la frequenza di corsi o anche del possesso di eventuali certificazioni, ma su questo facciamo immediatamente un chiarimento perché è vero che esistono degli schemi di certificazione volontaria delle competenze professionali rilasciate da appositi enti, però bisogna subito dire che allo stato attuale nessuna di queste certificazioni rientra tra quelle previste dal regolamento all'articolo 42, per cui il possesso di una certificazione può sicuramente essere positivamente valutato nella scelta di questa figura, ma non esime l'amministrazione dal valutare le capacità e le conoscenze e l'adeguatezza di questo soggetto al ricoprire il ruolo per il quale lo si va a designare.
parlavo anche di una conoscenza, della necessità che questa figura abbia un'adeguata conoscenza del settore nel quale va ad operare. Diverse sono le competenze che sono richieste a un responsabile che va ad operare in ambito sanitario e diverse le competenze che sono richieste ad un responsabile che va ad operare nell'amministrazione fiscale. Questo è evidente. Come tutti sapete qua dentro, infatti, l'applicazione delle regole sul trattamento dati deriva sempre dal combinato disposto delle norme in materia di protezione dei dati personali e della normativa di settore, perché è proprio il rispetto della normativa di settore che costituisce il requisito di legittimità del trattamento. E quindi questa è sicuramente una competenza che deve essere richiesta e valutata all'atto della selezione di questa figura. Questa figura deve anche avere una certa familiarità, quindi non solo con la normativa di settore, ma anche con la struttura organizzativa dell'ente, con i flussi informativi, con le tecnologie informative che sono utilizzate e con le misure di sicurezza che sono adottate nello specifico settore. Ancora è richiesta, dice appunto l'articolo 37, la capacità di assolvere adeguatamente i compiti che sono affidati. E qui si fa riferimento anche ad un aspetto etico, sono richiesti requisiti di integrità ed elevati standard di correttezza deontologica che devono essere appunto valutati e considerati, proprio perché questa figura è chiamata a far correttamente applicare le regole, a garantire i diritti degli interessati e via discorrendo. La scelta di questa figura può ricadere su un soggetto interno all'ente oppure può essere fatta affidando l'incarico con un contratto di servizi rivolgendosi ad un professionista o ad una società di consulenza. A monte di questa scelta vi deve essere, come abbiamo già visto anche prima, una attenta considerazione della complessità dei trattamenti e del livello richiesto di conoscenze per assolvere, diciamo, a questi compiti. Ad ogni modo, sia che ci si rivolga all'interno, individuandolo in un proprio dipendente, un dirigente, un funzionario di alta professionalità, oppure ci si rivolga all'esterno, è necessario che questa figura sia facilmente contattabile. Cosa significa? Significa che deve poter svolgere adeguatamente i propri compiti e il titolare del trattamento è tenuto ad attivare dei canali informativi che ne permettano una semplice raggiungibilità. Deve essere un referente unico, anche nel caso in cui questa funzione sia affidata a una società di consulenza esterna oppure il titolare del trattamento decida di istituire un apposito ufficio dotandolo di risorse umane, magari provenienti da diverse professionalità, quindi non solo le professionalità giuridiche ma anche le professionalità del tecnologico, sono sicuramente figure che possono dare un valido contributo nello svolgimento di questa funzione. Comunque in entrambi i casi, quando ci si avvale di un team, quindi di un gruppo di lavoro, di un ufficio, è necessario che il referente per la protezione dei dati personali sia una persona fisica individuata e nominata e appositamente designata. E quando ci si avvale di un gruppo di lavoro, in entrambi i casi ancora, è necessario che siano chiaramente definite ex ante le competenze e che siano ripartiti i compiti di ciascuno. Questo affinché non residuino dei margini di opacità o di sovrapposizione nelle competenze e sia sempre chiaro sia all'interno che all'esterno qual è il responsabile della protezione dei dati, proprio per quella necessità di facile reperibilità di questa figura. Tant'è che è prevista esplicitamente la pubblicazione dei dati di contatto del responsabile, pubblicazione che può avvenire sul sito internet, per esempio nella sezione trasparenza o in un'altra sezione del sito, ed è prevista anche la comunicazione dei dati di questo referente all'autorità garante, perché come abbiamo visto è il punto di raccordo con col titolare del trattamento. Ritornando un po' alle regole da applicare nel caso in cui ci si avvalga di un
un team, oltre a questa chiara ripartizione dei compiti e delle competenze di ciascuno, appartenente al gruppo di lavoro, i requisiti professionali e le garanzie che poi andremo a breve a vedere devono essere in possesso di tutti coloro che collaborano con il gruppo di lavoro e nessuno di questi soggetti deve versare in una situazione di conflitto di interessi, ma su questi due, aspetti torneremo a breve. Nel regolamento c'è un apposito articolo, il 38, che è dedicato alla specifica posizione che deve avere all'interno dell'organizzazione questa figura, ed è una posizione molto particolare. Partirei da quella centrale, che ci dà molte informazioni su questo. Rapporto diretto con il vertice gerarchico. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la posizione dell'RPD, il parere dell'RPD, le osservazioni che questa figura svolga in ordine ad una determinata decisione, una determinata procedura, la posizione ricoperta da questa figura deve essere tale da poter far arrivare direttamente al vertice queste informazioni, cioè il vertice deve essere posto nelle condizioni di sapere, non potrà mai dire io non ero a conoscenza che è stata adottata questa soluzione, ed ecco perché è una posizione particolarmente tutelata. Sono previste anche altre disposizioni che prevedono che questa figura sia tempestivamente, adeguatamente coinvolta in tutte le questioni che riguardano la protezione dei dati personali, e questo vuol dire che questa figura deve essere in via regolare, essere invitata alle riunioni dei vertici o comunque del manager di alto livello quando si assumano decisioni che impattano sulla protezione dei dati personali. Sempre parlando della posizione di questa figura, ritorna di nuovo quel concetto di semplice raggiungibilità anche dall'esterno e quindi da parte soprattutto degli interessati. Scusate. Quando si parla di risorse in pubblica amministrazione è sempre un tasto un po' dolente, quindi però da tutto quello che abbiamo detto ci rendiamo conto che questa figura deve essere messa nelle condizioni di correttamente operare, e per correttamente operare gli devono essere assegnate risorse necessarie per assolvere i compiti e per accedere ai dati personali, perché anche questa possibilità e questa possibilità conoscitiva fa parte dei prerequisiti, delle condizioni che lo mettono nelle condizioni di correttamente dare il proprio apporto. È previsto che siano messe a disposizione risorse per mantenere la conoscenza specialistica, quindi è sicuramente promossa la formazione continua di questa figura. E poi questa figura può essere adibita anche allo svolgimento di altri compiti e funzioni ulteriori rispetto a quella di responsabile della protezione dei dati, ma si deve trattare di funzioni e compiti che devono lasciare da questo punto di vista abbastanza tempo al responsabile per svolgere adeguatamente i compiti che gli sono affidati. E allacciandomi proprio alla disponibilità del tempo e agli altri compiti e funzioni che possono essere assegnati a questa figura, c'è un importante argomento da trattare, che è quello che riguarda il conflitto di interessi, perché non tutti i compiti e le funzioni possono essere affidati al responsabile della protezione dei dati. Si tratta di valutazioni che devono essere fatte caso per caso, tenendo conto chiaramente della realtà organizzativa nella quale questa figura è inserita, perché una cosa è una piccola struttura come un piccolo comune, altra cosa è un'amministrazione di grandi dimensioni. La direttrice che deve guidare l'amministrazione nel compiere questo tipo di valutazione è questa: non può rivestire dei ruoli che comportano la definizione di finalità e modalità del trattamento. Quindi possiamo dire che di regola il responsabile della protezione dei dati non può rivestire ruoli manageriali di vertice, perché solitamente sono legati anche a scelte sulle finalità e le modalità del trattamento.
Così come quando ci si rivolge a un RPD esterno con un contratto di servizi, anche qua devono essere adottate particolari cautele nel valutare se non ci si trovi di fronte ad un conflitto di interessi da parte di questo soggetto. Sarebbe importante che gli enti redigessero delle regole chiare al proprio interno, individuando ex ante, quindi anche prima di mettere a disposizione questa posizione vacante, quindi prima di avviare una procedura selettiva. E comunque sarebbe bene mappare tutte le posizioni e le funzioni che si porrebbero in contrasto con l'autonomia e l'indipendenza che deve caratterizzare il modus operandi che è richiesto a questa figura. Quindi ben vengano delle policy interne che facciano, diciamo, una volta per tutte questo tipo di ricognizione, perché questo costituirà una valida base per le procedure selettive e anche per richiamare l'attenzione di chi partecipa a queste procedure o di chi viene selezionato sulla responsabilità che va ad assumere anche con la dichiarazione di non versare in una situazione di conflitto di interessi. E su questo vi rinvio a un documento che è allegato al documento del garante, che vuole essere in qualche modo anche d'aiuto alle amministrazioni nel momento in cui viene effettuato l'atto di designazione, richiamando appunto anche questo tipo di condizioni da valutare. Per quanto riguarda i compiti, abbiamo in qualche modo già accennato a quella funzione di informazione, consulenza e indirizzo che è svolta dal responsabile nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento. Un altro dei compiti che ha assegnato è quello di una sorveglianza sulla normativa, sull'applicazione corretta e sulla prassi in materia di protezione dei dati personali attuata dal titolare. E per far ciò il responsabile della protezione dei dati deve preliminarmente fare una mappatura dei trattamenti di dati personali che sono effettuati, quindi la raccolta delle informazioni per individuare i trattamenti che vengono svolti, che è prodromica all'analisi, alla verifica della conformità dei trattamenti alle regole in materia di protezione dati, e quindi è prodromica a sua volta quell'attività di sorveglianza e di consulenza al titolare nell'attuazione della normativa. Sempre parlando di compiti, ci sono diversi articoli del regolamento che fanno riferimento alla funzione dell'RPD. Parlo della procedura di consultazione da parte del titolare, sulla necessità, l'RPD è chiamato, qualora richiesto, a pronunciarsi sulla necessità o meno di effettuarla, sulla metodologia, se rivolgersi all'esterno o farla con risorse interne, e anche sulla stessa correttezza della procedura attuata dal titolare. Ma su questi aspetti io rinvio agli interventi successivi, che sono decisamente più completi. Ancora sui compiti va citato questa attività di cooperazione con il garante, perché, come abbiamo detto, costituisce appunto l'interfaccia e funge da referente sia ancora una volta per la procedura di consultazione preventiva nel caso del data breach, ancora ogni qualvolta occorra consultare il garante relativamente a qualunque altra questione. Altri compiti, tra gli altri compiti che possono essere assegnati all'RPD, qui esemplificativamente è stata indicata la tenuta del registro delle attività di trattamento, è un'attività che può essere sicuramente demandata dal titolare all'RPD, è importante dire che comunque viene svolta dall'RPD per conto del titolare, perché la responsabilità di questa attività è del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, ma attribuire questo compito all'RPD può essere un buon passo per metterle nelle condizioni di effettuare quell'attività di mappatura e di analisi dei trattamenti che è finalizzata allo svolgimento adeguato dei suoi compiti di sorveglianza a cui abbiamo appena accennato. Infine vediamo al capitolo delle responsabilità, ricordiamo che sebbene questo ruolo sia così centrale, la responsabilità per le scelte che poi vengono effettivamente
fatte dal titolare del trattamento ricade in capo a quest'ultimo e non all'RPD. E questa è una circostanza che dovete tenere nella dovuta considerazione anche al fine di scegliere con molta oculatezza questa figura, sceglierla tra quei soggetti che effettivamente hanno i requisiti non solo di competenze professionali e specialistiche, ma come abbiamo detto anche quei requisiti di tipo personale, di ontologia e di etica che sono richiesti a questa figura affinché possa svolgere la propria funzione con l'autonomia e l'indipendenza che sono richieste dal regolamento. Infine una notazione così finale che è quella che riguarda l'omessa designazione di questa figura ogni qualvolta sia obbligatoria. Sono previste delle sanzioni in caso di omessa nomina. Con questo io terminerei il mio intervento e lascio la parola alla collega Francesca Ceccamore sul registro delle attività del trattamento. Grazie alla dottoressa Meloni.